Benvenuti, sono Armando Sborgia, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Questo canale, SOS Sicurezza, è dedicato a tutti coloro che vogliono, approfondire la sicurezza sul lavoro, e soprattutto a coloro che, sono neofiti del settore e che vogliono apprendere la cultura della sicurezza. Se ti piace il video che stai per vedere, mi raccomando, lasciami un bel pollice all'insù. E iscriviti al canale per essere sempre informato sui nuovi contenuti. Bene, siamo qui con Francesco Sgaramella, grazie di essere qui presente sul canale oggi con me. Mi Ciao Armando, piacerebbe, grazie per avermi invitato. grazie a te, come già ho detto, mi piacerebbe che ti presentassi per chi non ti conosce. Allora, buonasera a tutti, io sono un umile geometra che fa l'umile lavoro del coordinatore della sicurezza nei cantieri. Abito a Riccione, lavoro presso il Polistudio di Riccione, ma vengo da una lunga storia di sicurezza a Modena. Nasco da zero a 100 nella sicurezza, e non ho fatto altro nella vita, solo questo. Bene, Francesco, tu sei molto presente su LinkedIn, ti occupi di formazione, sei un influencer, you influencer, come già abbiamo avuto modo di parlare qualche tempo addietro. Spiegaci che cos'è questo unconventional influencer. Guarda, me l'avevi chiesto anche telefonicamente e mi fa piacere che tu te ne sia accorto. Ho voluto utilizzare proprio un termine diverso dagli altri perché unconventional influencer, perché volevo essere diverso dagli influencer tradizionali, quelli che spingono verso l'acquisto di prodotti futili, o verso idee che possono essere futili. Io invece voglio portare salute, sicurezza, influenzare le persone in modo positivo. E poi era un metodo di marketing per attirare l'attenzione. Senti, allora, il primo argomento di cui vorrei parlare sono i piani operativi di sicurezza. A mio avviso, come ti ho anticipato prima, i piani operativi di sicurezza sono visti in un'ottica totalmente sbagliata, specialmente da noi addetti ai lavori. Poi non parliamo della categoria dei datori di lavoro. Tu cosa ne pensi di questo utilizzo del piano operativo come mera, produzione documentale? Guarda, io ho avuto la fortuna di affrontare dei cantieri che vanno da quello da 20 milioni di euro fino al cantiere della Nonna Pina in campagna. E ti devo dire che purtroppo, oltre il 95% dei documenti che ricevo, sono carta straccia, anche se digitali, perché contengono di tutto e di più, ma non quello che serve realmente per il cantiere. Proprio come dice la parola piano operativo, e sarebbe sufficiente inserire solo le attività da svolgere in quel cantiere, valutando i rischi per quel cantiere, dei propri lavoratori, e nient'altro di più, come fare quelle attività in sicurezza. Invece, ti dirò, ho trovato che per fare una strada ci voleva una gru. Sì, me l'avevi accennato su LinkedIn. Guarda, io proprio settimana scorsa ero in Toscana e durante un corso preposti spiegavo che il piano operativo di sicurezza dovrebbe essere utilizzato come guida, linea guida per eseguire i lavori che il datore di lavoro ha affidato loro. Purtroppo, nella pratica non avviene questo perché chi prepara, e qui parlo ai tecnici naturalmente, chi prepara quei documenti spesso non coinvolge il datore di lavoro. Io parecchie volte mi sono trovato a far sedere un datore di lavoro con me per preparare un piano operativo di sicurezza che fosse realmente legato al cantiere e alla loro vera operatività. Quindi sono d'accordissimo con te.
Mi piacerebbe, visto che tu giri tanto per i cantieri, che ci raccontassi qualche aneddoto simpatico per farci capire un po' quello che ti capita in giro. Guarda, vuoi sapere come racconto io il POS nei miei corsi o alle persone con cui ho modo di parlare, proprio come sto facendo con te? Non è altro che tutte le indicazioni del datore di lavoro ai lavoratori, ma messe per iscritto. Cioè, la sera prima un datore di lavoro dà delle indicazioni per fare un'attività, sono messe per iscritto, quello è il POS. Allora, devi prendere quelle attrezzature, devi prendere quel materiale, devi prendere quel ponteggio, devi fare quel lavoro in una determinata maniera e in quel determinato tempo. Perché nel piano operativo della sicurezza, sarebbe bello avere anche l'aggiornamento, l'integrazione del cronoprogramma, dell'attività di cantiere. E poi di aneddoti ce ne sono tantissimi. Ripeto, quello che mi ha fatto più ridere era quello lì della Gru a Torre, però anche POS che mi arrivano 15 pagine, io esulto perché penso che sia il POS giusto, Sì, confermo. descrittivo, semplice di quello che bisogna fare, poi in realtà si sono dimenticati tutto, era solo una parte del POS. Quindi torna a chiamarli. Molte volte i tecnici che fanno questi post, no, tu dicevi non ascoltano il datore di lavoro, io dico ascoltate anche il tecnico di cantiere e il capo cantiere, il capo squadra, perché sono loro che sanno come fare l'attività, non la persona, la SPP, l'RSPP che sta dietro una scrivania. Lui sa di sicurezza, sa quello che ci vuole nel post, deve metterci tutti i contenuti minimi come ci chiede la norma. Però poi il contenuto deve essere specifico, non si scappa. Concordo. Senti, cosa ne pensi del POS standardizzato del Ministero? Ma può essere un documento anche valido, però va sempre specificato e contestualizzato al cantiere. Cioè, guarda, io dico sempre, fate delle fotografie, stampate delle planimetrie, disegnate anche a mano. Fate vedere che avete lavorato questo piano della sicurezza e poi non è detto che debba essere quello e solo quello. Nel corso della storia del cantiere, questo piano può essere integrato. Non mi devi dire necessariamente tutto subito, ma dimmi quello che fai i primi 2 giorni e dimmi solo quello che fai i primi 2 giorni. Per gli altri due, ci vediamo dopo il primo giorno, anche perché capisco che anche l'inizio del cantiere è sempre una fase un po' problematica. Perciò Sì, concordo. il cantiere va vissuto giorno per giorno, in sintonia il coordinatore con l'impresa, con le imprese. Oggi abbiamo dato il via a un cantiere e abbiamo fatto proprio questo, riunione di coordinamento con le prime 4 imprese individuate, una affidataria e 3 subappaltatrici, tutti intorno al tavolo, anche se un po' distanti. Ho illustrato il PSC, abbiamo guardato quello che c'era scritto nei post, revisionati dopo 2 o 3 volte che gliene ho fatti mettere a posto, e poi dopo i lavori sono cominciati. Tempo 5 minuti, perché Sì, questo. poi bisogna andare sui lavori, bisogna lavorare. Sì, questo La sicurezza sarebbe. non deve non perdere tempo, deve servire a non perdere tempo, perché farsi del male si perde più tempo che a fare un posto. Sì, concordo con te. Poi a fare una riunione di coordinamento ci vuole poco, perché i contenuti più grandi della coordinazione li andiamo a dare sul PSC che viene consegnato alle aziende, quindi o almeno si spera che ci siano, che capita anche adesso passando da un aspetto all'altro, capita spesso che il PSC non contenga indicazioni, capitano tecnici che magari coinvolgono l'idraulico o l'elettricista, ma nel POS, scusami, nel PSC non abbiamo assolutamente neanche un'indicazione.
Armando, vale lo stesso discorso che per la redazione dei POS. Come ci sono dei tecnici nelle imprese o consulenti di imprese che fanno dei POS al risparmio, ci sono anche dei pseudoprofessionisti, coordinatori della sicurezza che vanno al risparmio e spingono un bottone e viene fuori da tutti quei software che conosciamo il PSC generico con di tutto di più. Sì, un software a caso che usano tutti i tecnici. Senti. No, vabbè, ma ci sono diversi al di là del tipo. Se tu spingi solo un bottone e non fai ragionare la testa, comunque o è un software o l'altro, il documento non è più valido, non è efficace, ecco, non valido, non è efficace. Poi ti dirò di più, guarda, a me le riunioni di coordinamento piace fare, io le chiamo in itinere, Sì. cioè giro per il cantiere, girando per il cantiere, senza fermare le attività, informo tutti. Fa parte dell'attività del coordinatore questa. È lui che deve mettersi al servizio delle imprese e dei lavoratori e del committente. E non il contrario, non fermare il mondo intero, fermi tutti, riunione. Quello si può fare nel caso eccezionale, ma nel resto del tempo il coordinatore deve produrre, deve permettere di produrre. Guarda, adesso mi hai dato un assist per un tema che abbiamo affrontato qualche volta per iscritto. Tolleranza zero. Tu sai che la mia posizione è cacciare tutti dal cantiere. Ne Ne conosco un altro, abbiamo conosciuto su LinkedIn, discusso. ancora più cattivo. Ne conosco un altro, adesso non lo cito perché magari non vuole essere citato. Sì. Lui è ancora più cattivo di te, lui prenderebbe a calci nel sedere chiunque. Io sono più tollerante, perché ho vissuto anche dall'altra parte, perché mio nonno è stato capocantiere, quindi so quello che si prova. Mio zio è tecnico di cantiere, è un'impresa, i miei cugini lavorano con lui, quindi so cosa c'è dall'altra parte e mi metto nei loro panni. Io cerco sempre di mettermi nei panni di chi ho davanti, ma come anche nei corsi, nella formazione, parlare la lingua di chi è davanti e non parlare universitario o con articoli, commi, decreti che poi dopo quelle povere persone fanno altro, sono brave a fare altro. Sì, fanno un bel sonno molte volte. Poi lì sta nella comunicazione e nel comunicatore, capire come porsi con queste persone. E Assolutamente. sulla tolleranza zero sempre. Allora, ne abbiamo discusso dal punto di vista tecnico sotto un tuo post qualche tempo fa. Ok, d'accordo. Che il CSE non ha questo potere in autonomia molte volte. Però se ti ricordi io ho chiuso quella discussione dicendo che un buon CSE o comunque un buon team che sta gestendo un cantiere dovrebbe concordare una linea comune. E a mio avviso il cacciare magari qualche volta persone dal cantiere può essere specialmente nei primi giorni un ottimo esempio, perché ho visto anche su cantieri molto grandi che permette di allineare tutte le aziende, che se vedi che il coordinatore insieme al responsabile o al committente, poi dipende da chi è nominato in quella situazione particolare, può dare un ottimo incipit. Sì, casomai dopo mettiamo anche il link nei commenti a quella discussione, altrimenti chi ci Sì. vede non capisce. È vero quello che dici, si dà un buon esempio, però giustamente dobbiamo anche ricordare che il coordinatore non ha questo potere, non ha il potere di allontanare, a meno che non si tratti di un pericolo grave, imminente, inevitabile. In tutte le altre situazioni ci vuole l'appoggio del committente o del Sì. responsabile dei lavori. Ok, però qui ti devo dire che la difficoltà è proprio quella, cioè avere dall'altra parte un committente
che capisca questa necessità, capisca la necessità del coordinatore di mettere in riga e far partire per bene il cantiere. Non sempre è possibile. È stato bello, anche se non è bello allontanare le persone dal cantiere, ma se si comportano male all'ennesima volta, uno deve per forza allontanarle perché possono essere pericolo per gli altri. Dai, quando ci sono stati dei committenti che hanno capito, mi hanno aiutato in questo. Quando non ci sono stati, non ultimo qualche tempo fa, abbiamo dato le dimissioni, perché se non ti capisce il committente, se l'impresa fa quello che vuole o pensa di fare quello che vuole, io vi dico, signori, io non rischio per voi, ci vediamo al bar, se Guarda, hai detto una dovete fare. cosa molto bella. Ho rinunciato all'incarico, che è una cosa che dovrebbero fare anche gli RSPP. Però è molto difficile a volte dire ok, me ne vado. Non so dove trovano il coraggio quegli RSPP che sono in situazioni dove non sono capiti, magari vogliono essere professionali, ma non sono capiti e per questo rischiano tanto. O io dico sempre che la notte voglio dormire e cerco di tutelarmi in tutti i modi, facendo bene il mio mestiere, nell'interesse di tutti, salvaguardando i lavoratori, il committente, il datore di lavoro delle imprese, i preposti, che hanno tutti responsabilità, ma la maggior parte delle volte guardano alla produzione, al tempo, ai soldi, nell'immediato. Va bene, altro argomento che vorrei sottoporti è quello dell'educazione dei tecnici, quindi dei coordinatori in fase sia di progettazione che in fase di esecuzione, perché io ho potuto vedere che sia ingegneri, architetti o geometri, quindi non vado a discriminare una figura rispetto ad un'altra professionale. Molte volte sono formate da persone che non spiegano come veramente dovrebbero gestire un cantiere. Tu che so che collabori con tante figure diverse, come la vedi? Come vedi questo aspetto? Guarda, perché mancano nella cultura, magari sono super professionisti in quello che fanno e non nella sicurezza, come potrei essere ignorante io verso la loro materia, come sono effettivamente ignorante verso le materie degli altri. Però ciò non toglie, che io devo credere a questo professionista che mi dà un consiglio, mi dice quello che devo fare perché lui è l'esperto. Se dopo, come ti dicevo prima, dall'altra parte non ti seguono e si fa fatica a ragionare. Per quanto Ho riguarda risposto. i percorsi veri e propri, hai secondo te variato qualcosa? Secondo la tua esperienza? Cioè il percorso per far diventare una persona CSE? Allora, io ci sono diversi corsi per diventare coordinatori della sicurezza. Va bene frequentarli, però io penso che un coordinatore della sicurezza, un po' come è capitato a me, sarò stato fortunato, ma deve fare una determinata gavetta, nel senso che deve partire da assistente, e io sono ancora assistente in tantissimi cantieri, perché ogni giorno il cantiere cambia. Ogni cantiere è diverso dall'altro, ogni luogo è diverso dall'altro, ogni costruzione è diversa dall'altra. E quindi per avere un bagaglio di conoscenze e di gestione dei cantieri e delle persone bisogna fare della gavetta. Io ho avuto la fortuna di farne tanta facendo solo questa attività super verticalizzata nella sicurezza cantieri. In Guarda. più, sono stato fortunato perché sempre il mio vecchio datore di lavoro, il geometra Mazza di Modena, mi ha messo da subito dietro una scrivania a insegnare, a formare le persone con quello che sapevamo. E anche questo mi è stato molto d'aiuto.
saper affrontare le persone, saper parlare con le persone, mediare con le persone che hai davanti è una cosa importantissima, che non te lo insegnano nel corso del coordinatore della sicurezza. Sì, quello è un aspetto importante, che molte volte la comunicazione che manca con alcuni responsabili di cantiere, specialmente. Molte volte si potrebbe risolvere di più comunicando meglio. Ti faccio. Comunicando di più, comunicando in anticipo, difatti io l'oggetto delle prime riunioni di coordinamento e delle telefonate che faccio con i tecnici di qualsiasi nuovo cantiere o di impresa che arriva in cantiere è chiamatemi sempre, informatemi prima perché così io posso intervenire, posso sapere, posso coordinare, ma se lo vengo a sapere dopo è troppo tardi per tutti e devo prendere dei provvedimenti. Ti faccio l'ultima domanda. Per quanto riguarda il PSC, allora, il mio approccio personale è quello di un documento molto grafico, perché credo che parlando di progettazione sia importante legare ogni lavorazione ad una tavola, in modo da dare la possibilità a chiunque, anche a colpo d'occhio, di poter interfacciarsi veramente con un piano di coordinamento. E ho visto che anche la ASL in molte situazioni ha gradito questo approccio. Purtroppo non trovo lo stesso riscontro con i nostri colleghi, che spesso trovano l'aspetto grafico anche da produrre nei POS per rispondere magari al PSC, non lo trovano un approccio ottimo, a mio avviso, perché devono perdere troppo tempo. Tu che ne pensi? Il PSC come lo vivi? Guarda, sorrido e annuisco perché lo studio Mazza Sicurezza di Modena nel 2004 i PSC li faceva in 3D. Cosa voglio Ottimo. dire? Che già nel 2004 costruivamo il cantiere da zero, partendo dagli architettonici e dagli strutturali, con un programma CAD, costruivamo il cantiere in 3D. I primi erano veramente scarsi dal punto di vista della qualità grafica, eccetera. Però facevamo vedere l'accantieramento, facevamo vedere lo scavo, le protezioni, i parapetti, e poi veniva sull'edificio, il ponteggio. Ogni singola parte, ogni singola fase era coordinata, poteva essere fatta una fotografia all'immagine e stampata sul documento. Se io ti faccio vedere quei documenti, che c'erano, mi avessi detto qualcosa, li portavo, li facevo vedere in diretta, e ne Possiamo ho anche fare. uno recuperato da un cantiere Sì. e legato con lo scotch, perché talmente era utilizzato che era venuto via anche la copertina. Francesco, possiamo fare anche un'altra puntata, eh? Anzi, mi Guarda, piacerebbe. Adesso questa è la prima intervista che facciamo. Potrebbe essere qualcosa di più, magari ricorrente. Anche perché so che tu hai una bellissima collezione di immagini di cantiere, ne ho alcune sfiziose anche io. Quindi magari la prossima volta potremmo commentare, ti anticipo solo, che ho una foto di un ponteggio di 3 piani retto da quelli che volgarmente vengono detti i Cristi, quindi dai Ah, ok. vitelli. Purtroppo non ho potuto registrare, mi viene da ridere perché è simpatica la cosa. Quello che mi ha risposto il creatore di questo ponteggio, che mi ha detto: Ma questo se non tu va vai da nessuna parte, quindi vai tranquillo che. sul mio profilo di LinkedIn 2 giorni fa, o ieri, o 2 giorni fa, non mi ricordo, ho pubblicato un trabattello, non so se l'hai visto, Sì, l'ho era visto. doppio, uno più piccolo e uno più grande, uno sopra l'altro, legati con le fascette di plastica, c'è da mettersi le Ah, mani nei guarda, capelli. ne ho uno Fotografie poi bellissimo anch'io.
Ne uno spettacolare anch'io, quindi secondo me Fantastico. possiamo riproporre la cosa. Assolutamente sì, sarebbe bello fare una puntata solo su queste Sì. cose qui. Francesco, allora io ti ringrazio anche perché oggi tra problemi tecnici vari non abbiamo potuto partire in orario. Spero di poter ripetere questo tipo di chiacchierata con te, questa chiacchierata sulla sicurezza, anche perché il mondo dei cantieri è veramente molte volte allo sbando e quindi mi piacerebbe tantissimo poter partire da una chiacchierata come questa, se ci sono magari delle domande particolari poter anche rispondere. Adesso Guarda, volentieri, anzi, magari nella prossima saremo anche un po' più sciolti, dai. sì, sicuramente. Allora, io ti saluto e ti ringrazio tanto. Io direi che per chiudere possiamo fare ciao con la mano, che dici? Facciamo Io così. faccio sempre così. Ciao, Ciao. grazie, ciao a tutti.